Dio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Con il tuo spirito. Eccellenza, esprimere con parole, sentimenti di intensa letizia e emozione per la sua venuta in questa chiesa francescana che da secoli venera Sant'Antonio di Padova è davvero singolare. E la ringrazio soprattutto per la sua disponibilità prontissima, la sua sensibilità di padre, pastore evangelico, mi consente, perché ho accolto in lei la bellezza del padre che si prende cura e custodisce i suoi figli. E in questo giorno così significativo per noi cappuccini che festeggiamo San Francesco d'Assisi, ci sentiamo il dovere di inginocchiarci davanti a lei e porre nelle sue mani la nostra obbedienza filiale, totale, come lui raccomanda, raccomandandoci anche alle sue preghiere e alla sua guida pastorale, perché possiamo sempre esprimere la gioia di una Chiesa in missione che dia a tutti l'annuncio del Vangelo e la bellezza dello stare insieme nel nome della Santissima Trinità. Grazie, Eccellenza. Grazie per questo saluto, grazie per le parole, grazie anche per l'accoglienza, grazie perché io ritorno qui a Sant'Antonio, sono molto contento di ritornare qui perché l'ultima volta che ho celebrato è stato proprio a Sant'Antonio, il 17 maggio scorso, era di mattina, eravamo ben in pochi, perché ancora le chiese erano chiuse, cioè il diacono, e quindi sono molto contento. Io quando arrivo qua a Sant'Antonio mi sento doppiamente a casa, non so perché la diocesi è casa, ma poi i padri cappuccini per me sono stato una culla, per cui l'ho detto sin dall'inizio, quindi qui venire qui a Santa Maria degli Angeli per me veramente una cosa particolare, quindi grazie di vero cuore. E adesso ci prepariamo ad ascoltare la parola, a vivere questa celebrazione eucaristica nella letizia, come giustamente diceva Padre Giuseppe, perché la parola possa raggiungere la nostra vita tutta, intera la nostra vita, e con questa parola irradiare tutti, raggiungere tutti, come Papa Francesco ci sta indicando anche con l'ultima sua enciclica, perché vogliamo essere veramente fratelli tutti e di tutti, come giustamente Francesco d'Assisi ha insegnato, per celebrare degnamente i santi misteri,